Ciao a tutte ragazze e ragazze, benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi si continua la costruzione del mitico Jig Robot d'acciaio uscito in edicola. Volume numero 6. Allora, andiamo a vedere cosa c'è in allegato in questo numero. E qui ci fa vedere la parte anteriore del piede sinistro, che è questo qui. Faccio vedere in anteprima come è fatto. Eccolo qua. Davvero grandissimo. Perfetto nei colori e nei dettagli. Eccolo qua. Davvero gigante. Qua andremo a mettere altri pezzi, ma in questo numero metteremo la sfera e il piede anteriore. Allora, intanto qua ci dice istruzioni di montaggio, di mettere il pezzo A, cioè la sfera, eccola qua. Nel piede posteriore B, cioè in queste due fessure. Ora adesso faccio vedere nel particolare, ho rimosso un po' di plastica qui col taglierino perché non entrava la sfera in un punto. Allora andiamo ad accoppiare la sfera con il piede in questo modo. La parte superiore delle fessure va sopra e i perni vanno accoppiati al piede. Fare un po' di pressione. Prima la parte sopra, eccola qua, ci siamo, e poi la parte sopra, eccola qua, schiacciare ed è entrato. Molto semplice, solo dovete asportare un po' di plastica qua sotto, dovete fare un po' di prove. Infine prendete la parte anteriore del piede, che è questa qui, e diciamo con queste quattro perni accoppiare temporaneamente il piede con un semplice click. Qua rimane un po' stabile, c'è un po' di fessura, però in seguito monteremo altri pezzi all'interno del piede, che questa parte si può rimuovere con facilità. Qui dentro ci saranno altri pezzi da mettere sicuramente, perché c'è un buchino, quel buchino serve per la base, per mettere le viti, però qui dentro sicuramente verrà messo altri pezzi. Questo è tutto il montaggio di questa uscita del piede. Diciamo che è completato. Vediamo nelle prossime uscite. Allora, siamo al numero 6 e il numero 7 ci daranno il piede posteriore destro, che è uguale a questa uscita, piede posteriore destro. L'ottava uscita avremo il piede anteriore destro più la sfera, quindi completeremo le prossime due uscite l'altro piede. Cosa importante nella nona uscita, avremo il collo con la schiena calamita, quindi possiamo attaccare anche la testa, possiamo provare ad attaccare anche la testa al nostro jig. Direi che la costruzione sta andando avanti, piano ma sta andando avanti, perché uscite ogni 15 giorni. Porteremo pazienza. Qui ci danno
in regalo il poster. Allora, aspettate un secondo che lo piego. Va bene, eccolo qua. Il poster di Miva. Vediamo se riesco a farlo vedere tutto. Eccolo qua. Molto bello da esporre oppure da incorniciare. E niente, direi che ci siamo. Qua abbiamo tutto il nostro volume, piede posteriore sinistro, completato. Le prossime uscite, il sommario. Guardate che bello però, davvero grande, insieme alla sua testa. Completata già, piede e testa completato, i primi 6 numeri già sono volati. Direi che ci siamo, ci sono un po' di difetti qua di stabilità, ma è normale. Vediamo qua, qua c'è poco da fare. Non so perché rimane così, con la fessura. Boh, può darsi, vediamo. C'è un po'. Difetto di centratura. Ma niente di che. Praticamente un millimetro di difetto, ma volendo, ma siccome questo è piede sinistro con la faccia sinistra, questo è removibile e lo faremo a piede scoperto con tutti gli ingranaggi. Allora vediamo se qua fa vedere gli ingranaggi. Sì, qua fa vedere tutta la parte interna del piede sinistro con l'ingranaggio, quindi lascerò tutto scoperto qui, come qua, la testa uguale, per far vedere tutti i meccanismi, perché altrimenti è inutile fare un jig con i meccanismi interni e poi lasciarlo coperto. Quindi direi che questo praticamente è inutile, solo lo conservo così perché ce lo danno. Ma il vero jig verrà con i meccanismi visibili. Quindi direi che ci siamo. Quindi per questo video è tutto, la sfera è montata, il piede dice che ci siamo quasi, testa e piede completati. Grazie per la visione, a presto, ciao.